fatte le debite proporzioni, come avere 200 persone a Torino. Esatto. Sono i posti prenotati. Sì. Se non c'è il biglietto. Non può sedersi. Metterò in. Non per terra. Insomma. Carità eccezionale. Siccome io sono curioso, le cose belle mi piacciono. Mi metto qua. Vedete un po' come sono belle pulite queste parti. Allora, intanto vedo l'istoria del battaglione Valmaira, piccola informazione, non so se qualcuno di voi legge il Dragone, uno dei mensili, c'è il Valmaira e il Dragone, no? Mensili di Dronero e della Valle, uno dei giornalisti responsabili, è veramente molto bravo, Massimo Monetti, ha trovato degli elementi per cui adesso ad agosto parte, ma sulle montagne del Trentino, là dove il battaglione Valmaira ha combattuto, e hanno trovato delle tracce proprio della presenza, mi dicevo, di una caverna all'ingresso della quale è inciso su una pietra c'è posto medicazione battaglione Dronero, insomma, ma quindi torneranno dopo 100 anni. Fotografie, documenti di questo fatto, vediamo poi come organizzare le cose, fare una presentazione, qualche cosa del genere. Allora, grazie per la vostra presenza, io in questo caso, oltre che da bravo castellarese, ho anche una funzione istituzionale, nel senso che rappresento il centro Giolitti di Dronero, che è nato quasi una ventina di anni fa, col compito di far conoscere questa grande personalità Giolitti, che ha caratterizzato 40 anni della vita politica ed economica, diplomatica italiana, quali Giolitti venivano giù dall'Ausetto, cioè da una delle borgate ultime della Valle Maira sopra ad Acceglio, e poi nacque a Mondovì perché il papà era segretario del tribunale a Mondovì, quindi in quel momento lui nacque a Mondovì, risulta nato a Mondovì, però in realtà le radici sono qui nella Valle Maira, e in particolare la Valle Maira ne fu il collegio elettorale, in sostanza, tra Cuneo, Caraglio, su tutta la valle, e per cui fu chiamato l'uomo di Dronero. Per la verità, in termini dispregiativi, perché fu il suo nemico Francesco Crispi che, per sottovalutarlo, dire cosa date peso a quello lì che viene da Dronero, con l'uomo di Dronero. Però di questa matrice praticamente la storia si è quasi dimenticata, mentre sui libri l'uomo di Dronero, per identificare, diciamo, l'origine valmairese. Chiusa questa piccola premessa, veniamo al nostro incontro, che si richiama a due motivi fondamentali: la memoria e la lezione. La memoria, perché va conservata la memoria di questa tremenda guerra di cui quest'anno ricorre per l'Italia il 100° anniversario. In realtà era cominciato un anno prima, però l'Italia aveva assunto un ruolo di nazione neutrale, e quindi 100 anni fa l'Italia entra in guerra, e la memoria va conservata nel nome degli immensi sacrifici che questa guerra comportò. Furono 5 milioni circa gli italiani mobilitati, e di questi le cifre sono non precise secondo delle fonti, comunque più o meno 650.000 morirono sul campo, e circa 1,5 milioni furono gli invalidi, i feriti che dovettero poi arrangiarsi nel dopoguerra. Del resto, qui nelle nostre valli, tutti i municipi hanno, compreso Celle, hanno la lapide
dove c'è l'elenco dei caduti ed è una cosa impressionante. C'è la sua, Prazzo, tutti i paesi comuni della valle, quella di Dronero impressionante, una volta, adesso non mi ricordo più, ma sono più di 250 i nomi delle persone elencate. Poi c'è anche la seconda guerra mondiale, che della prima fu conseguenza, e ne parleremo poi in conclusione. E poi, ecco, da questa tragedia trarre una lezione, quindi memoria, memoria dei caduti, dei feriti, e lezione. Lezione in che senso? Che tragedia immane, sarebbe bello che l'umanità da questi fatti, anche tra esse, appunto, insegnamenti, cosa che nel caso specifico proprio non avvenne. Intanto, di per sé, la guerra, questa prima guerra mondiale, fu battezzata giustamente dalla famosa frase di Papa Benedetto XV, l'inutile strage. L'inutile strage, e chissà che cosa avrebbe detto se fosse vissuto per vedere le conseguenze dopo. Perché gli storici oggi collegano la seconda guerra mondiale alla prima. Tant'è vero che tanti parlano di un'unica guerra mondiale, una guerra dei 30 anni. La prima, questa interruzione in cui si misero le condizioni della seconda, quindi inutile strage, Benedetto XV. Ma di questa visione, di questa interpretazione, fu partecipe e autore lo stesso Giolitti, che non a caso si schierò su posizioni di neutralismo. Un neutralismo leale, molto legato alla casa reale, al re, quindi non si pose in posizioni di opposizione. Però, ecco, finché gli fu possibile, si oppose all'entrata in guerra dell'Italia, ritenendo che sarebbe stato un sacrificio enorme, senza risultati, ed è singolare come il Papa, per ragioni spirituali, e Giolitti per ragioni invece politiche collimassero, arrivassero alla stessa conclusione di considerare superflua e inutile questa grande guerra. Il film che adesso vedrete, Gloria, è del 1934, quindi fatto 20 anni dopo, diciamo, lo scoppio della prima guerra mondiale, ed è opera dell'Istituto Luce. Di quegli anziani ricorderanno, no? I film Luce, che accompagnavano tutto prima dell'Incom, c'era il film Luce, un istituto che era stato creato nel 1924 per documentare, con quel nuovo strumento che era la macchina cinematografica, la vita culturale, economica, la sociale, la vita dell'Italia, e tutti gli spettacoli cinematografici erano regolarmente accompagnati dal film Luce. Ora, nel 1934, l'Istituto Luce decise di mettere insieme dei brani girati dagli operatori cinematografici in prima linea in guerra, e ne trasse fuori questo film, che è del 1934 ed è stato restaurato una decina di anni fa, per cui è in perfette condizioni. Condizione a documentazione, appunto, di quegli anni di guerra. Naturalmente, lo dice il titolo, il suo scopo è quello di esaltare il valore del soldato italiano, del popolo italiano, del soldato italiano, quindi il titolo Gloria. Per cui è tutto, diciamo, in positivo, tutto quello che si vede vinciamo sempre. Mentre ci buscamo anche le nostre volte, basta pensare a Caporetto, ecco così. Però, insomma, devo dire che il risultato finale fu una vittoria magnifica, una vittoria che fu militare, politica, ma anche diciamo sociale, culturale, perché fu un momento fondamentale agli effetti dell'unità nazionale, perché l'Italia era poi nata pochi anni prima, 50 anni prima, per cui Sicilia, Piemonte, Veneto, Lombardia, così, continuavano ad essere delle regioni dove, a partire dalla lingua, ciascuno seguiva i suoi canali tradizionali. Ora questi 5 milioni di uomini
messi insieme nelle trincee, costretti a parlarsi, furono veramente base per la realizzazione di una vera unità nazionale, di cui una unificazione, di cui espressione fu la lingua, perché al momento il siciliano parlava siciliano, il piemontese, il ligure, eccetera, eccetera, quindi lo sforzo di comprendersi, e questo fece fare dei progressi enormi alla conoscenza della lingua italiana. Pensate che quando nacque l'Unità d'Italia, quindi 1861, in quegli anni, solo il 2%, circa 2,5% degli italiani conoscevano l'italiano, parlavano l'italiano, gli altri erano tutti sparpagliati con le lingue regionali. E questa grande guerra fu fondamentale per insegnare agli italiani l'italiano. Io ancora un ricordo, fu una cosa che durò anche dopo, io ancora ricordo 1955, quando la scuola allievi ufficiali all'Ascoli Piceno si facevano dei corsi di italiano ai soldati, semplici che arrivavano dalle varie regioni, e si insegnava l'italiano perché l'italiano non lo sapevano. E non siamo tanti anni fa. E quindi detto questo, piccolo quadro della situazione generale. Qual era l'Europa di fine 800, inizio 900, nella quale Europa maturò questo conflitto? Era un'Europa che si stava trasformando profondamente. L'Europa del 600, del 700 era divisa nelle grandi monarchie, la classe nobile aristocratica che dominava, l'economia era soprattutto un'economia agricola. Ora tra fine 800 e l'inizio del 900 c'è veramente una trasformazione fondamentale, incoraggiata dalle grandi scoperte tecniche. Pensiamo alla scoperta dell'energia, l'energia elettrica, che cosa può avere significato come trasformazione. I trasporti, nacque il treno, fine 800 le prime automobili, l'aeroplano era più che una scommessa, ecco, quindi trasformazione profonda, ed era un'Europa però sparpagliata, divisa tra rivalità dinastiche, ecco, ed era reduce da un periodo, da un paio di secoli di grandi conflitti, la guerra di successione. Ogni volta che moriva un qualche re, se non aveva l'erede diretto, queste famiglie si mettevano a prendersi a bastonate, ed erano bastonate che portavano al confronto di migliaia e migliaia di soldati e di truppe, quel periodo napoleonico e così via. Quindi un periodo quanto mai tormentato. Però, ecco, in tutto questo si colloca in un periodo, ripeto, di grande sviluppo culturale, che comincia a far sentire i suoi effetti, ma non tanto da fermare, diciamo, questa caratteristica, diciamo pure bellicosa, guerra fondaia delle grandi dinastie che dominavano l'Europa. I paesi dominanti sono la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Prussia, la Russia con gli zar, poi la Spagna, il Portogallo, e poi un ruolo molto importante ce l'ha l'impero ottomano, di cui ormai ci siamo dimenticati, si parla della Turchia, di tutto quello che succede lì, ma quello era il grande impero ottomano che estendeva il suo potere anche nei Balcani, oltre che lì la parte dell'Asia mediterranea, ecco, e tutta la sponda del Mediterraneo. Entra in crisi. Però, diciamo, il contesto generale è un contesto nel quale prevale in qualche modo l'ottimismo, queste scoperte, questi progressi tecnologici, tant'è vero che c'è quella definizione, la Belle Époque, no? La Belle Époque, uno pensa al ballo e a tutte queste cose, però rappresenta significativamente, diciamo, il modo di interpretare quest'epoca. Però prevalgono rivalità, confronti,
tra gli stati prevalgono tanto da approdare, alla guerra, al confronto, alla guerra. Dimenticavo anche in questa trasformazione l'aspetto sociale, perché con questo progresso tecnologico e quella scoperta delle energie, un filo conduttore, nasce la classe operaia, perché fino allora prevaleva nettamente la classe agricola, l'agricola e gli agricoltori sparpagliati nelle campagne non facevano blocco politicamente importante. Con la nascita dell'industria, delle industrie, c'è un accorpamento sociale. Gli uomini, le donne sono ancora fuori, ecco, ma gli uomini sono vicini ed è lì che nascono i partiti, il Partito Socialista, il socialismo nasce e diventa uno strumento di trasformazione, di rivoluzione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo è un momento fine 800, i primissimi del 900, malgrado questa etichetta di Belle Époque, in cui si mettono in cantiere mille tensioni. Mille tensioni sulle quali appunto c'è ancora questa sciagurata spinta degli stati a confrontarsi, c'è la gioca anche la politica coloniale. L'Inghilterra, la Francia conquistano mezza Africa, Asia e così via. Arriva la Germania fa paura a tutti perché allora industrializzazione, cannoni, programmi di espansione. Pensate che a un certo punto il programma dell'impero germanico-prussiano era quello di costruirsi una flotta la cui forza fosse uguale alla somma della flotta francese e della flotta inglese. Quindi programmi che spaventavano le altre potenze. E in questa situazione grandi programmi di riarmo, per cui ciascuno di questi stati spende un fracco di soldi per mettere insieme delle armate, soldati, insomma, delle forze armate, e c'è questa situazione così di tensione. In questa situazione di tensione ecco che scoppia la crisi dell'impero ottomano, sul quale premevano l'Austria che voleva scendere nei Balcani, la Russia che voleva scendere nei Balcani, e c'è il 28 giugno 1914 l'uccisione, l'assassinio del principe, del granduca Ferdinando d'Austria, erede al trono di Vienna, da parte di un serbo, assassinio e fa la scintilla. L'Austria, che cercava un pretesto per attaccare la Serbia, dichiara guerra alla Serbia, e lì nel giro di poche settimane ciascuno di questi stati dichiara guerra a quello che ritiene il proprio avversario. E c'erano due gruppi che si confrontavano, la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, che in questo guazzabuglio praticamente entrano in guerra l'una contro l'altra, con l'eccezione dell'Italia, Allora c'è la Triplice Alleanza, Germania, Austria e Italia. Stranamente l'Italia alleata con l'Austria, che era la sua nemica del Risorgimento, ma per antagonismo la Francia si era alleata con l'Austria, e la Triplice Intesa, che vede insieme l'Inghilterra, la Francia e la Russia. Scoppia la guerra con questo grande, immenso confronto. È una guerra che comincia secondo i vecchi schemi. È interessante leggere queste cronache, perché la guerra del 700 e dell'800 erano quelle che facevano ancora da marchio, per cui i francesi entrano in guerra, la fanteria francese con i pantaloni rossi, gli inglesi sbarcano in Francia con 30.000 cavalli, pensando ancora alle cariche, tipo napoleonico,
gli ufficiali inglesi si distinguono perché hanno il fustino, hanno baffetti, insomma, quelle cose lì. E tutte cose che non vanno d'accordo con le nuove armi, la mitragliatrice prima di tutto, per cui queste schiere di soldati che all'inizio si muovono a migliaia, vengono decimate dalla mitragliatrice e dal cannone, lo vedremo adesso. Per cui tutti sottoterra le trincee. E quella che doveva essere una guerra che secondo i vecchi canoni poteva così risolversi in un anno di guerra e di batoste diventa una guerra che dura degli anni con dei macelli enormi e con degli spostamenti di linea del fuoco minimi, perché morivano a migliaia per conquistare 200 metri di terra e di trincea, ecco. E poi i nuovi mezzi cominciano ad arrivare gli aeroplani, vedremo tutte queste cose. Questa guerra vede l'Italia in quale posizione? L'Italia, come dico, parte alleata con l'Austria, quindi a rigore doveva schierarsi a fianco dell'Austria, però lì fortissimi contrasti interni tra gli interventisti, tra i neutralisti, tra quelli che pensavano ad alleanze con le altre. Ci sono anche dei negoziati segreti: Austria, se noi entriamo a tuo fianco, cosa ci dà in cambio? Trento, Trieste, l'Austria, Nicchia. Insomma, c'è un mucchio di traffici che portano delle trattative segrete. C'è un patto accordo di Londra dell'aprile del 1914. No, 15, in cui l'Italia è rimasta neutrale perché il trattato di alleanza con l'Austria e la Germania comportava l'ingresso in guerra ove si fosse attaccati, mentre la guerra scoppia, la Francia che dichiara guerra alla Germania, che aveva invaso il Belgio per attaccare, insomma, c'era un periodo in cui eravamo alleati con tutti, c'è una parte che dall'altra. L'Italia veramente sottolineata nei libri di storia era contemporaneamente alleata agli uni agli altri. Comunque poi arriva la decisione e il 24 maggio l'Italia mormorò e l'Italia entra. Possiamo anche anticipare che a settembre Centro Giolitti, di cui lui prima narrava, farà quella che è la sua classica cosa più importante dell'anno, la scuola di alta formazione, che succede ogni anno nelle città giulittiane, quindi a Cuneo piuttosto che a Mondovì, piuttosto che a Dronero, a Cavour, ecco, nei luoghi, diciamo, giulittiani per eccellenza. E ogni anno viene fatta questa scuola con professori che arrivano un po' da tutta Italia e dall'estero su temi specifici. Quello di quest'anno è proprio incentrato sul patto di Londra e letto su una chiave originale che non è mai stata esplorata a sufficienza, che è quella del colpo di Stato. Il fatto che questo patto di Londra fu sottoscritto quasi all'insaputa del re, un patto segreto fuori dal Parlamento, ecco, gli interventisti anche all'interno del Parlamento erano in netta minoranza, quindi questa immane strage è poi da imputare a poche persone, in un certo senso. In fondo sì. Comunque l'Italia entra in guerra, ho detto dall'inizio, così una guerra un po' secondo i vecchi schemi, ma poi ci si infogna tutti nelle trincee, saranno 3-4 anni appunto di guerra combattuta nelle trincee. E l'Italia, devo dire, veramente si copre d'onore perché ci sono le sconfitte, c'è un po' di tutto, però prevale, diciamo, questo forte senso unitario che nasce anche da queste vicende. Credo che ciascuno di noi nella sua famiglia ha i ricordi dei propri nonni che appunto si impegnarono in questa tremenda, tremenda avventura. Ora, le cose che vorrei dire in termini di conclusione è che questa guerra purtroppo non insegnò nulla, tant'è vero che
le condizioni che da questa guerra emersero furono le condizioni che fecero maturare la seconda guerra mondiale. E questo sia nei paesi vincitori che nei paesi sconfitti. Nei paesi sconfitti la Germania venne fuori il nazismo, e in Italia, paese vincitore, venne fuori il fascismo. Due dittature che a un certo punto si allearono e sappiamo quale immane tragedia fu la seconda guerra mondiale, ancora più estesa che non la prima, tant'è vero che tante storie ci raccomunano di una guerra sola. L'unico germe, diciamo, positivo che venne fuori dalla prima guerra mondiale ed è stato coltivato e si va sviluppando malgrado le mille difficoltà ancora oggi, è quella della progressiva, più diffusa convinzione di come tra gli stati si dovesse allora e più che mai si debba oggi o in futuro creare dei tavoli nei quali confrontarsi, pigliarsi a botte, fare tutto quello che può essere necessario, ma per prevenire il conflitto combattuto. Ora, prima guerra mondiale generò la società delle nazioni, una specie di anticipazione delle Nazioni Unite, 20 o 30 paesi, le grandi potenze, sede a Ginevra, si rivelò inefficace, fu quella che dichiarò le sanzioni contro l'Italia quando l'Italia invase l'Etiopia per fare l'impero, ecco, e così via, con scarsi risultati, però fu il principio e con quello anche organizzazioni internazionali specializzate in settori particolari, il lavoro, la sanità e così via. Nel secondo dopoguerra questa spinta prese maggiore vigore ed ecco nascere tutta una serie di organizzazioni internazionali che sono quelle che caratterizzano la realtà odierna. Nazioni Unite, con tutti gli organismi specializzati, più che mai sviluppati sia rispetto al passato, per la sanità, il lavoro, il commercio internazionale e così via, e avanguardia di questo movimento l'Europa. L'Europa ci fu l'altro giorno, l'altro mese fu celebrato maggio, 9 maggio, la dichiarazione di Schumann, Adenauer e così via per superare le difficoltà tradizionali, i confronti tra Francia e Germania proprio per stabilire dei punti, dei principi permanenti di collaborazione. E da lì è nato il mercato comune, l'Unione Europea e così via. Quando oggi si discute, si mette in discussione tipo l'euro piuttosto che altre cose, veramente basterebbe prendere un libro di storia del ginnasio e vedere cosa era il mondo e l'Europa prima che ci fossero questi contatti, questi dialoghi, questi progressi, queste collaborazioni. Ecco, basterebbe quello per far tacere questo tipo di... È un cammino difficile sicuramente, ma è il cammino che ha assicurato, oggi cosa siamo, 70 anni, ecco, 70 anni di pace all'Europa, che il resto del mondo è ancora in ebollizione, lo vediamo tutti i giorni. Però se si pensa appunto a cosa è stata l'Europa negli ultimi secoli, non si può non essere appunto solidali, diciamo, convinti, partecipi di questo movimento. Questa è la cornice, grazie dell'attenzione, spero di non avervi annoiato. Il film, ripeto, girato in prima linea, operatori militari, operatori civili, non so veramente come potessero farlo, perché penso che la caratteristica di allora era in rosso, ma sono in linea. In prima linea i morti che qui si vedono sono morti veri, le bombe che scoppiano sono bombe e granate vere. Ora c'è parte relativa alla guerra di terra, ecco, Carso, quella paesizia e così via. Primi esempi di guerra aerea, era si vedono i primi ridirigibili ancora, i primi aeroplani che erano dei primeggiatori. Pensate che c'erano mitragliatrici a bordo, ma per sparare con quella mitragliatrice addosso al nemico il pilota doveva alzarsi
quindi abbandonare i comandi dell'aeroplano, sparare, sedersi e poi sperare che nel frattempo l'aeroplano fosse rimasto in qualche modo in linea, i primi. Ma poi si vede alla fine quelli di D'Annunzio sul volo di Vienna, che sono già degli aeroplani che sembrano quelli che abbiamo noi in testa, e si intravede anche le sfilate finale di mezzi che assomigliano, diciamo, l'autoblindo, non ancora i carri armati, ma insomma a quella che è la tecnologia diventata di attualità oggi. Va bene, grazie. Grazie. È muto, è Bersani, sì. Questa è la mobilitazione.